Il Basset Hound, più che un cane, sembra un giocattolo o un cartone animato. L'effetto comico della sua struttura lunga e bassa è reso ancora più irresistibile dalla faccia rugosa, dagli occhi languidi, dalle orecchie smisuratamente lunghe. Attenzione però, lui non è un clown e non va trattato come tale. Anche se oggi è considerato soprattutto un cane da compagnia, lui è un segugio a tutti gli effetti e dei segugi conserva tutta la dignità. Buono e dolce com'è, è evidente che lui non tenterà mai di sopraffarci con la forza e tantomeno arriverà a mostrarci i denti. Ma i sintomi della sua considerazione per noi saranno sempre molto chiari. L'arma preferita da questo cane è la resistenza passiva. E siccome può superare agevolmente i 30 kg di peso, è molto meno faticoso impegnarsi nella scalata gerarchica. Il lato più piacevole del possedere un Basset Hound è la dolcezza del suo carattere. Mai aggressivo, sempre amichevole, lui vuol bene praticamente a tutti. È dolce e sicuro con i bambini, anche con quelli più rumorosi e rompiscatole. Da loro si lascia fare veramente di tutto, tanto che i genitori devono vigilare affinché il bambino non danneggi il cane, e mai viceversa. Il Basset Hound non ha solo la faccia buona, è davvero un cane buono, che può convivere facilmente con qualsiasi persona o animale. Va a caccia, è vero, ma forse lo fa solo perché non sa come vanno a finire le cose. Se gli spiegassero che gli animali che insegue vengono uccisi, probabilmente darebbe le dimensioni da segugio. Lasciato libero in un prato, il Basset Hound ci stupisce con la sua vitalità, specie se in compagnia di altri cani con cui simula battute di caccia interminabili. Questo dispendio di energie richiede ovviamente una gran quantità di cibo, ma non tanto come ne vorrebbe lui. Il Basset Hound di tipo a buffone mangerebbe 24 ore al giorno. Attento a tutto ciò che gli sembra commestibile, circuisce i bambini per ottenere caramelle e cioccolata, che gli fanno malissimo, e ha in repertorio una serie infinita di facce da morto di fame da sfoderare ogni volta che ci vede mangiare. Purtroppo l'eccesso di peso ha gravi ripercussioni sulla sua colonna vertebrale e sugli arti. Quindi concordiamo la dieta ideale col veterinario e non sgarriamo più, ignorando per il suo bene suppliche e spudorate messe in scena. Un Basset Hound di 2 mesi è un giocattolo irresistibile. Saremmo tentati di coccolarlo dal mattino alla sera. In realtà, però, un'overdose di coccole e di attenzioni ha un influsso negativo sul carattere del cane. Meglio non esagerare. Da buon segugio non finisce mai di stupire con la sua tenacia e il suo accanimento nel perseguire i suoi scopi. Da buon cartone animato, per raggiungere questi scopi, inventa ogni giorno nuove e spassose gags. Il Basset Hound si può raccontare solo in parte. Per capirlo davvero, bisogna viverlo. Non è un cane facilissimo. Non è certo un cane per tutti. Ma è pronto a dare tanto amore e tanta simpatia, che in fondo tutti dovrebbero averne uno. Perché è vero, lui è il cane della faccia triste, ma se l'abbiamo accanto, il mondo diventa molto più allegro.